Hai mai provato a dimagrire? Forse qualcuno di voi ci ha provato, forse ci ha provato anche più di una volta, forse qualcuno è riuscito a dimagrire e poi ha purtroppo ripreso i chili faticosamente persi. Perché si dimagrisce e poi si ingrassa? Oppure perché non si riesce affatto a dimagrire? La risposta è molto semplice. Se ha difficoltà a dimagrire o se si dimagrisce si riprendono i chili faticosamente persi, perché il dimagrimento viene effettuato esclusivamente considerando le calorie degli alimenti ed escludendo invece completamente dal processo la mente. Eppure la mente gioca un ruolo fondamentale. Hai fatto mai caso, per esempio, che quando sei contento, quando sei entusiasta, quando c'è una bella notizia, quando sei molto indaffarato, non hai fame, o addirittura ti dimentichi di mangiare o salti i pasti e non hai fame. Al contrario, quando sei arrabbiato, quando ti deludono, quando sei depresso, quando sei ansioso, quando sei preoccupato per una qualsiasi cosa, lo stomaco si apre, hai fame e non trovi mai sazietà. Così quando dopo una giornata pesante rientri a casa e senza nemmeno dire buonasera, apri il frigo e mangi la prima cosa che ti trovi davanti, senza mai trovare appagamento. Oppure addirittura dopo aver finito di mangiare dici tra te stesso non so cosa mangerei ora, quel senso di inappagamento, così, quel senso di non essere mai soddisfatto. Bene, com'è possibile poter fare un dimagrimento e rimanere magro per sempre considerando soltanto l'aspetto calorico e non prendendo in considerazione invece il ruolo che la mente ha sul proprio dimagrimento e quindi sul proprio equilibrio alimentare? Per dimagrire bisogna nutrire la mente, per dimagrire bisogna dare alla mente il cibo di cui ha bisogno, di pensieri positivi, di uno stato di calma, di rilassamento, di pensieri cioè che mettono la mente nelle condizioni di ridurre il livello di stress, perché lo stress è una delle cause principali oggi dell'aumento di peso, proprio perché per essere gestito l'inconscio ci spinge a riempirci, quindi a colmare quel vuoto che abbiamo di insoddisfazione, ingerendo cibo senza misura. Qual è il consiglio quindi? Il consiglio è che se si vuole dimagrire vanno anche bene le diete ipocaloriche, tuttavia queste diete devono essere accompagnate da un giusto atteggiamento mentale, non bisogna far mancare cioè il giusto cibo per la mente, che sono appunto i pensieri positivi, i pensieri volti al miglioramento di se stessi e la visualizzazione di come si vuole essere e di come si vuole stare bene.